Io presento a Castel San Pietro questo mio percorso, che è un percorso che ho fatto in una quarta elementare e che ho inserito all'interno della mia programmazione di classe di geometria, quindi è un percorso calato nella mia programmazione che mi ha permesso di approfondire e di far lavorare i bambini sugli angoli, ed è un percorso che ha avuto una forte impronta di arte, di coding e di robotica. Se lo puoi inquadrare qui ti faccio vedere una cosa. Sono partita dal coding unplugged, quindi dai giochi sulla scacchiera a terra, perché mi piace che i bambini provino sempre con il corpo prima, che trovino la soluzione che devono trovare, che la sperimentino su di loro, che la sperimentino con il loro corpo. Qui la consegna qual era? La consegna era trovare l'algoritmo che mi disegna un quadrato, ok? Quindi prima lo abbiamo trovato nella scacchiera a terra. Il passo successivo qual è stato? È stato lavorare con la robotica. In particolare qui abbiamo usato un robottino che si chiama Mind, che è un robottino che disegna finché si muove. Mind cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di testare se l'algoritmo trovato era esatto o non era esatto. Se mi disegnava effettivamente un quadrato, l'algoritmo che avevo trovato era giusto, altrimenti forse dovevo rivedere i passi, le istruzioni dell'algoritmo, forse c'era qualcosa che non andava. Perché questo percorso ha una connotazione artistica? Perché a questo punto abbiamo guardato alla LIM, abbiamo visionato i quadri dei pittori astratti, ci siamo fatti affascinare dall'arte astratta. I bambini sono stati in particolare attratti da questo quadro, chiedo scusa, non ricordo l'autore, che aveva le figure sovrapposte. E hanno detto: maestra, adesso ognuno di noi in un grande cartellone prova l'algoritmo del quadrato con Mind. Li disegniamo in modo tale che il mio quadrato si sovrapponga al quadrato del compagno. Io lo disegno di passo 1, il mio compagno lo disegna di passo 2, un altro compagno di passo 3 e facciamo un vero e proprio quadro astratto e coloriamo le regioni che si incontrano con colori diversi e creiamo anche noi il nostro quadro astratto. Ed è venuta una bellissima, è venuto un bellissimo lavoro. Il passo successivo è stato mio, è stato un lavoro mio. Ho detto ai bambini: adesso passiamo a lavorare su Scratch. L'algoritmo che voi avete trovato muovendovi sulla scacchiera, adesso lo traduco io, maestra, vi faccio vedere come si traduce con i blocchetti colorati di Scratch. E gliel'ho creato alla LIM. Dopodiché ho detto: bene, così questo è l'algoritmo che disegna il quadrato. Adesso voi, ho diviso la classe in 7 gruppi, voi lavorate su tutti gli altri poligoni regolari. C'è stato il gruppo che ha lavorato sul triangolo, il gruppo che ha lavorato sul pentagono, sull'esagono, sull'ettagono. Ad ogni gruppo è stato assegnato un poligono. Ogni gruppo si è trovato l'algoritmo su carta, lo ha testato ancora una volta col robottino Mind, questa volta programmato dall'app, perché Mind come programmazione manuale esegue solo un angolo di 90 gradi, non un altro tipo di angolo, e hanno tradotto l'algoritmo trovato con i blocchetti colorati di Scratch. Ok? Questo lavoro è stato fondamentale per consolidare un lavoro sugli angoli, perché lo sprite di Scratch, mettiamo che debba disegnare un triangolo equilatero, ok? Perfetto, quando io disegno il primo lato, il robottino va dritto, disegna una linea orizzontale, dopodiché deve ruotare, ma di quanto deve ruotare? Non deve ruotare di un angolo di 60 gradi per fare la punta del mio triangolo, ma deve ruotare dell'angolo supplementare. Questa è la cosa importante che il bambino deve arrivare a capire, che quando lavoro con i poligoni e quando disegno i poligoni, io sto lavorando con gli angoli supplementari. Quindi tutto questo lavoro è stato riportato nel quaderno di geometria e mi ha aiutato a consolidare un lavoro sugli angoli che avrei fatto in un altro modo. Questo è stato un modo più divertente per farlo. Ok? Quando ogni gruppo si è creato il suo algoritmo, l'esagono, il pentagono, l'ottagono, abbiamo proiettato tutti gli algoritmi alla LIM. Ogni gruppo ha presentato il suo algoritmo e ha presentato come lo aveva tradotto con i blocchetti colorati. A quel punto qual è stato il lavoro? Il lavoro di condivisione è stato quello di riflettere non solo sul proprio algoritmo, ma anche sull'algoritmo dei compagni. E sono arrivati i bambini a capire che tutti gli algoritmi si assomigliavano. Qual era l'unico blocchetto che variava
rispetto al mio algoritmo era proprio l'angolo di rotazione, che per chi aveva disegnato il triangolo era 360 diviso 3, per chi aveva disegnato il pentagono era 360 diviso 5, per chi aveva disegnato l'esagono 360 diviso 6, eccetera. Quindi in poche parole, per generalizzare il mio algoritmo, nell'algoritmo generale dovevo inserire come blocco ruota di 360 diviso il numero dei lati.